20 gradi a dicembre, o comunque, come dicevi tu, prima impazzito, e alcune persone mi dicono: ah, le api, chissà come staranno bene con questo bel caldo. Invece lo subiscono, anche perché durante l'inverno, appunto, la fioritura delle quali si cibano non ci sono, quindi riattivano, come dicevi, il metabolismo, comunque il consumo di energia dovuto anche al caldo, escono, c'è cioè il deserto perché le fioriture dicembre, gennaio, inverno non ci sono, quindi è l'ennesimo Sì, diciamo, fattore che si esatto, le api aggiunge. stanno provando a resettarsi e secondo me ci stanno riuscendo molto meglio di noi, diciamo, perché poi un altro aspetto importante delle api è che sono un po', non a caso, le sentinelle ambientali, no? Nel senso che anche rispetto a degli inquinanti, io mi ricordo negli anni 80, mio padre aveva delle arnie all'interno del raccordo anulare a Roma, che è questo, no, diciamo, anello che circonda la città, e partecipò a un progetto di monitoraggio dell'Università di Bologna, il primo monitoraggio che fecero sulle api all'interno dei luoghi urbani. E per esempio quell'anno il miele fatto da quelle 2 o 3 arnie, erano poche, erano, diciamo, appunto 2 o 3 famiglie, si riscontrò dentro a quel miele un residuo di piombo, a proposito del residuo di antibiotico che vi dicevo prima, perché era l'epoca della benzina a piombo, no? Quindi per dire quanto le api sono importanti anche per, diciamo, capire lo stato dell'ambiente e dell'inquinamento ambientale, e sono decenni ormai che loro stanno cercando di reagire, perché noi comunque che le curiamo ci stiamo rendendo conto, no? Guardo Massimo in questo caso, di tutta una serie di meccanismi che ancora appunto capiamo e non capiamo, perché poi la cosa, diciamo, a cui molto, sulla mente della singola ape ormai gli entomologi sono arrivati a sapere più o meno tutto, anche grazie al fatto che adesso mettiamo le telecamerine dentro agli alveari, quindi è più facile, no? Capire come funziona tutto rispetto a Von Frisch, che ci prese pure il Nobel per aver scoperto la danza delle api, ma dovette fare tutta una serie di esperimenti con i cartoncini, tornare giornate intere davanti all'alveare. Adesso, diciamo, le nuove tecnologie ci stanno aiutando tantissimo, quindi sul comportamento della singola ape si sa molto di più. Per esempio, un altro mito che abbiamo distrutto grazie alle telecamere, che non è vero che l'ape è così stacanovista che non dorme mai. Le api dormono, ci sono momenti della giornata in cui anche le api riposano e recuperano, diciamo, energia dormendo, come lo fanno tutti gli esseri viventi. E il problema grosso è il funzionamento della mente collettiva, cioè ormai siamo sicuri che loro funzionano anche con un livello più alto, che è un livello di mente collettiva, ed è in questo che si dice superorganismo, no? E diciamo essere vivente, appunto, che ha un meccanismo per esempio, di decisionale che non procede per singolo, ma che procede appunto per collettività. Solo che il funzionamento di questa mente collettiva ancora non riusciamo a capirlo, a comprenderlo fino in fondo, ed è, diciamo, questo anche che a noi molto no, ci spaventa e ci agita, perché non riusciamo a capire come sia possibile che ci sia qualcosa che va oltre la mente umana, che pensavamo fosse un po', diciamo, no, il massimo della piramide dei viventi. E per esempio, io la cosa che ho notato quest'estate rispetto alle mie famiglie, e chiudo anche diciamo, sulla cosa che mi dicevi tu prima: allora, le api a noi non ci riconoscono, quindi quello che diceva prima Giacomo, le api sono gli animali, diciamo, più irriverenti e, diciamo, anche, come dire, per certi aspetti irrispettosi rispetto a noi, perché proprio loro non ci riconoscono, non ci si fidano, fanno la loro vita a prescindere da noi, e non sono del tutto addomesticabili, perché appunto volano. Quindi tu, per quanto puoi tenerle dentro l'arnia, ma non le tieni ferme, non le controlli, non sai quello che fanno e dove vanno, che chiaramente le distingue da tutti gli animali addomesticabili che conosciamo. Però una certa osservazione, ovviamente, la facciamo, la si fa. E per esempio, io una cosa che quest'estate, nel Lazio abbiamo sofferto un'enorme siccità, ha piovuto negli ultimi 10 giorni, dopo che non pioveva da inizio marzo, quindi sono stati veramente mesi
pesantissimi per le api e per l'agricoltura tutta. E io le api le ho viste proprio spossate, scocciate, cioè nel senso che nel guardarle, nel mio lavoro, diciamo, di cura, mi sono resa conto che rispondevano a questa cosa proprio come se anche loro cominciassero a dire basta, non ne possiamo più, perché per quanto riescono a mettere in moto tutta una serie di meccanismi di sopravvivenza e di reazione, però più di tanto anche loro non riescono, perché tra l'altro il fatto, diciamo, la siccità non incide solamente sulla mancanza di cibo che non trovano perché era tutto secco, ma c'è anche l'altro aspetto fondamentale, che non riescono a mantenere la temperatura media che normalmente tengono dentro l'alveare, che è una temperatura media di 24-25 gradi. Che significa che quando fa troppo freddo e quando fa troppo caldo, loro mantengono questa temperatura media, che fa sì che stanno tutte bene. Tecnicamente le uova che vengono deposte si chiama covata, cioè una parte diciamo, dei loro favi che hanno la covata, e quella temperatura permette appunto alla covata di crescere bene e tutto. Per mantenere questa temperatura media, le api svolgono uno dei tanti lavori che svolgono le api operaie, sono le api ventilatrici, cioè quelle che fanno aria. E per fare aria o fresca d'estate o calda d'inverno, per mantenere quella temperatura, loro consumano una marea di cibo e hanno bisogno di una marea di acqua. E se non trovano né cibo né acqua, voi capite che è veramente faticoso il tutto. Va bene, io Vogliamo volevo, no, cominciare? infatti io volevo farti un'ultima